In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Chiunque vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome, perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geenna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geenna, dove il loro verme muore e il fuoco non si estingue. Ognuno infatti sarà salato con il fuoco. Buona cosa è il sale, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli darete sapore? Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli, questo è il Vangelo di oggi, giovedì 24 febbraio 2022. Siamo nel 2022 e il Vangelo oggi riporta una parola un po' così, un po' sorpassata, un po' vetusta, un po' in disuso: lo scandalo. Cosa può dare scandalo oggi? Oggi quasi nulla può dare scandalo, anche perché tutte quelle cose che un tempo venivano reputate scandalose, oggi vengono comunemente dette. Ognuno si fa quello che vuole essere, ognuno è libero di essere quello che vuole e ognuno fa quello che crede. Quindi non esiste uno scandalo, ma esiste un modo personale per poter vivere la propria vita, naturalmente nel non giudizio altrui. Vi sono due mezze verità: la prima è il fatto che non bisogna giudicare le persone altrui, e nel secondo modo ognuno è padrone di essere quello che vuole. Quello che invece è per noi il motivo di scandalo è quello che poi è sempre stato, ovvero quel modo di essere femminile che dà in una certa maniera un'impronta a quella che dovrebbe essere la situazione di una donna comune. Quindi quando noi vediamo che le donne entrano in chiesa col cappello, in realtà non è una concessione che si dà a quella donna, ma è perché appunto nel cappello si nasconde l'acconciatura, che può essere anche sinonimo di sensualità. Quindi di conseguenza, quando noi vediamo la Beata Vergine Maria tutta coperta, ha probabilmente solo il viso e i piedi scoperti, lì capiamo che la pudicizia e la purezza anche di animo si sviluppano lì proprio, dove esiste una continenza nei vestiti. E quando noi abbiamo questa situazione in cui vediamo donne che sono mezze nude, che vanno sui social, lì abbiamo veramente quel fattore che il Vangelo ci sta narrando. Attenzione, perché anche solo un motivo di sensualità è sicuramente un peccato grave, perché non crea uno scandalo, ma crea una reazione, soprattutto sui minori. Infatti Gesù lo dice: attenzione, se si è motivo di scandalo per i bambini, attenzione, perché quello è ancora peggio. Cioè, quando noi, attraverso l'incontrollabile sessualità che può avere un ragazzo anche adolescente o nei primi anni dello sviluppo, è naturale che lui in quel caso è sensibile a tutti quelli che sono gli input esterni. Quindi anche quella persona che è consapevole che con il suo atteggiamento, anche se lei può dire no, ma io faccio quello che voglio, mi sento libero di fare quello che voglio, ma anche nel fare quello che uno vuole c'è una responsabilità che uno deve tenere bene a mente. Forse non è un pensiero generalista per quanto riguarda la nostra società, ma se uno crede in Dio deve comunque ritenersi responsabile di tutte le azioni che possiamo fare, quindi anche delle azioni che possiamo dire. Se una persona va sui social, oggi poi anche i ragazzi più
più giovani possono accedere a Facebook, Instagram o tutte le altre piattaforme di socialità, molte volte anche su Instagram vediamo delle foto di persone giovani o meno giovani che hanno avuto la loro, il loro incontro con queste forme appunto di sessualità, sensualità, e poi non capiamo quanto sia sensuale noi magari che abbiamo un certo tipo di età, ma sappiamo che comunque le fasce più deboli, le generazioni meno, come dire, meno anziane sono sicuramente attaccabili, e questo è un problema. Naturalmente lo scandalo dei bambini sicuramente avviene anche per quelli che sono i bassi comportamenti di alcuni sacerdoti, i bassi comportamenti degli esseri umani. Molte volte si sa che può essere una ricarica, può essere un oggetto, può essersi qualsiasi cosa, il ragazzo si vende o la ragazza si vende o si, tra virgolette, prostituisce, perché comunque il corpo diventa una merce di scambio. E quella ragazza o quel ragazzo che sono inconsapevoli del valore del loro corpo, sicuramente in qualche maniera, tra virgolette, ma dico molte virgolette, potrebbero essere giustificate in base alla loro inconsapevolezza, mentre l'adulto, che è lui il motivo di scandalo, sicuramente è molto colpevole. Poi si potrebbe aprire anche un discorso dei genitori che comunque sono assenti o sono presenti ma troppo permissivi, non esiste più il genitore ma esiste l'amico, quindi ci sono tante teorie che potrebbero essere comunque messe in atto. Resta il fatto appunto che il grave problema rimane sempre e sicuramente il fattore del sesto comandamento, dell'impurità, della pudicizia, della sessualità, e questo è il perno centrale. Quindi di conseguenza in una sessualità, in un mondo dove è diventato tutto sessuale, in cui per forza devi ostentare se tu hai una certa sessualità, per forza devi ostentare se tu hai così dei desideri, per forza devi ostentare se tu hai comunque delle tue capacità anche a livello di essere presente, di presenza, di bellezza. Quante volte noi vediamo persone che ostentano la loro bellezza, il loro fisico? Ecco, anche quello è un motivo di vanità, e sicuramente se non la Genna, ma il purgatorio lo aspetta. Quindi dobbiamo rientrare sempre in quel discorso che facevamo all'inizio, ricordiamoci il modello che è la Beata Vergine Maria, colei che era tutta coperta. Quindi ripartiamo da qui, ripartiamo dal fatto che bisogna pregare tanto e tantissimo perché appunto ritorni una certa moralità, almeno se non per salvare gli adulti, per salvare i giovani, per salvare i bambini, per salvare quelle fasce che sicuramente quando perdono la loro purezza lì è veramente finito tutto. C'è un mondo in cui il bambino non fa più il bambino, è un mondo finito, non esiste più, non per nulla. Poi noi sappiamo che in questi periodi non solo i bambini sono attaccati, ma i bambini sono attaccati anche dall'inizio, da quando appunto esiste il fattore dell'aborto, che si reputa il bambino non un essere vivente, ma un qualche cosa, tipo un grumo di cellule, un qualcosa che ancora non essendo formato ha valore zero. Ecco, invece noi diamo valore a tutto, soprattutto a quello che è il peccato, quindi evitiamolo, se l'ho dato Gesù Cristo. Carissimi fratelli, in molte persone che girano per il canale ritrovo più o meno la stessa sensazione, persone che soffrono anche terribilmente e che vedono nel momento presente o anche nei momenti appena passati la mancanza o la percezione che Dio non sia con loro. E quindi è mio dovere portare a loro una preghiera o pregare insieme con voi il Salmo 6, affinché veramente si possa in qualche maniera chiedere al Signore di intervenire presso loro. Ecco, c'è una frase molto importante all'interno del Salmo, et anima turbata est valde, sed tu domine usque qua, in cui appunto invochiamo il Signore e dirgli: Signore, dove sei? Vieni qui. La preghiera è fatta in latino perché la Chiesa, la nostra Madre Chiesa, ha creato lei stessa il latino come lingua universale. Domine.
né in furore tuo arduas me neque, in ira tua corritias me. Miserere mei domine, quoniam infirmus sum sana me, domine quoniam conturbata sua, ossa mea. Et anima mea turbata est valde, et tu domine, usque quoniam. Revertere domine ero, anima mea, salvami propter misericordiam tua. Quoniam non est in morte recordatio tui, in inferno quis confitebur tibi. Laboravi in gemitu meo, natare faciam, tota nocte lectulum meum, lacrimis mei, stratum meum rigabo. Caligavit pre, amaritudine oculos meus consumptus, sub ab universis ostibus mei. Recedite a me omnes, qui operamini, iniquitate in qui audivit dominus vocem fletus mei. Audivit dominus deprecatione meam, dominus orazione meam suscipet. Confuntantur et contembentur vehementer omnes inimici mei, reverantur et confundantur subito.